Ed eccoci qua, siamo in onda. Questa volta episodio su King of Fighters perché è appena uscito il 15, che è fantastico, però durante la saga si sono susseguiti diversi archi narrativi, il primo dei quali è quello di Orochi, questo antagonista, che inizia nel 94 e finisce nel 97. In questa collection contiene anche il 98, ma il 98 non è altro che un dream match, ovvero una raccolta di tutti gli atleti che hanno partecipato ai precedenti tornei per tutti insieme, un po' come un Tekken Tag, che anche personaggi di momenti diversi, che se non si sono mai incontrati, possono incontrarsi appunto, come dice il nome, in un dream match. Ok, King of Fighters 94 è il primo in assoluto. Lo abbiamo, qua ci sono dei consigli. Ed era bizzarro, praticamente siamo invitati a questo torneo da un certo Rugal Bernstein, che non si sa cosa vuole da noi, e con Orochi non so cosa ha a che fare, non mi ricordo sinceramente, ma nel primo capitolo Orochi non c'è, anche se questa sarebbe la Orochi Saga. Arcade Mode e qua le squadre sono suddivise in nazioni, non so perché è la versione Neo Geo, non so quanti crediti abbiamo, spero infiniti. Guardiamo l'intro, esatto. Qua spiega appunto, sono squadre da tre atleti, anche presi di altri giochi, quindi vediamo Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors, Psycho Soldier, no? Sono tutti giochi della SNK e alcuni personaggi originali come anche l'Hero Team, il team Giappone. Ecco, qua è partito la demo. Alcuni personaggi ovviamente sono creati per il gioco stesso. Avviamo. Io così sceglierei, vabbè, sono molto confidente con l'Italia perché c'è Terry Bogard che è uno mio, però io volevo usare il team inglese che sarebbe il Women Team. Mettiamo come prima King, che la so usare meglio, poi Mai e poi Yuri Sakazaki che sarebbe la sorella. Vabbè, addirittura si parte già con un mirror match. Ecco, ho modificato prima i tasti perché non so perché calci e pugni sono invertiti in questa versione, non so perché. Eccoli. Aia, devo stare attento. Niente, mi ha gabbato. Possiamo vedere che King si sveste come nel Art of Fighting originale. Il Sasu Chunobi Baci, ok, attenzione. Il Kaio-sen, il classico. No, ma ha preso lei, va bene. Ok. Mi segue un certo Mazzola 98, ti saluto se stai seguendo questa live. Tornado kick. Mi sta incalzando parecchio e niente da fare. Adesso che abbiamo Yuri, poi dopo dobbiamo affrontare un'altra Yuri. Fight.
No, mi ha preso lei, incredibile. Niente, siamo stati stracciati proprio. No, mi ha preso lei, niente da fare. Vabbè, riproviamo. Vediamo quanti crediti abbiamo. Volevo far vedere appunto arrivare fino a Rugal. Capirai se perdiamo qua. Ok, abbiamo crediti relativamente infiniti. Sempre Team England. Stavolta inizio sempre con King. Poi con Yuri a fine mai, a posto. Qua non l'ha detto, comunque l'invito è stato portato da questo Rugal Bernstein. Adesso vedremo chi è. Oh, incredibile. Ok, devastata. Cioè, devastata per modo di dire. Però non era facilissimo. Temo il boss perché sono sempre molto cheap i boss di King of Fighters. No, mi ha dato fuoco, bellissimo. Aspetta, vediamo se riesco a vedere nella chat, perché... Aspetta, dopo questo incontro controllo. Perché qua i comandi sono molto precisi rispetto ai capitoli moderni che... tipo, cioè la mezzaluna, la quarto di luna devi fare precisa. No, incredibile. Adesso però con questa poca vita non ce la facciamo, ma magari alla prossima sicuramente sì. Qua addirittura me l'ho segnato le mosse, c'ho qua sotto. Oh, incredibile, stavo vincendo e non c'è... Si è fatto questa presa, una command grab in teoria. Dai, incredibile. Ah no, ci abbiamo ancora mai, è vero. Me l'ho scordato. Ok, perfetto. Perché non riesco a vedere... Ok, contro che abbiamo Team China con i Psycho Soldier. Inizio sempre con King. Che tasto devo premere? Ok. Non riesco a vedere i commenti, non so perché. Riscrivimelo in caso, adesso dovrei vederli. Si è Kensuo, che è uno dei miei personaggi preferiti, tra l'altro. Questa mossa qui che non prende come nei capitoli dopo. Ok. Atena, ikimasu.
Ah, abbiamo il tema, sotto c'è il tema dei Psycho Soldier, quello che poi hanno messo anche su Smash Bros. Con Terry Bogard. Eccola lì, Venom Strike. Qua non fa il Double Strike. Quello doppio lo farà nei prossimi capitoli. Lui è anche molto bello. Oh, che miseria, è già iniziato, ma non mi sono accorto. Lui è un personaggio molto figo da usare. Anche se è complesso. Il Tornado Kick, com'è che si fa? No. Ah, ce l'ho segnato qua. Ah, è al contrario, Dragon Punch Motion al contrario. Ah, lei c'ha lo scudo addirittura. Ci avviciniamo con il colpo di sedere. Dobbiamo prendere un po' la mano, vedi, infatti questo incontro è già andato bene. Io ho sempre Yuri stavolta, King per seconda. No, mi ha lanciato lui stavolta. No, mi ha intercettato, antiaereo. Lui bisogna stare abbastanza lontani, eh. Ecco, mi sono andato a incastrare. No, mi ha preso lui. No, command grab. Ovviamente. No, no, devo. Perché mi fa. Ecco, il colpo di sedere anche se premo indietro, va bene. Adesso abbiamo la mitica King. Tocca tenerlo con i calci, via. Ah, sei agile. Oh, no, non ci posso credere, ci ha massacrati. Quella palla di ferro. Oh, comincia subito. Stavo vedendo. Oh, è incredibile. Niente, se lo para. Oh, lasciami. Niente, entra prima lui, va bene, tanto abbiamo possibilità infinite. C'è il Freddy Krueger in miniatura. Let's go. Perché ogni volta mi fa cambiare team?
Iniziamo con Mai. Oh. Ma lei c'è una mossa tipo Vega. Perfetto. E lui meglio che lo tengo lontano. No, però l'ho preso, eh. Oh, basta, per favore. Ah, che range, c'è un range pauroso. Time out. Tanto perché non c'era tempo, se no... C'è una sfida di calci. No, ma ha preso lui con quella sua. No! Vabbè che abbiamo ancora diversi. Interesting team, but weak, ma debole. Che abbiamo? Ah, questo è un team che mi piace molto, il team USA, che appare solo due volte in verità. Appare qua e nel 98 e forse nel 2002, forse tre volte. Perché sono fighi, c'è un bel pugile lui. E di, guarda che roba con i pugni tornado. No, non era quello... di Fatal Fury, quello era Michael Max, se ne... guarda che roba. Oh, devastante, c'ha sempre ragione lui, eh. Niente, passa il chip damage. Questa è un'ottima mossa difensiva, Ryu e Mbu. Ah,
anche lui, cos'è? Brian Butler, fighissimo. Cos'è un grappler? Brian Grappler. Sì, bullati pure. Misatsu Shinobi Pachi. Nippon, Nippon Ichi, cioè il primo del Giappone, Nippon Ichi. Ah, anche lui è fighissimo. Infatti con loro dovevo giocare. Poi chi li sa usare? Ma che è bellissimo il calcio suo così. Una combo, attenzione. Finisce con il Ryuembo. Questi li abbiamo asfaltati. Eccolo qui il nostro amico. Fighissimo, uno dei villain più belli in un picchiaduro. Messo questo ordine Yuri per ultima perché non so, non ha tutte le mosse che ha solitamente. Ha bellissimo sto stage. Anche gli Ikari Warrior mi piacciono un botto. Infatti questo team qui lo puoi ricreare sull'ultimo e ti dà anche un finale differente. Doppio KO, no, ha vinto lui. Ah, mi si è ricaricato anche abbastanza vita. Haydn, grande Haydn. Eh sì, chi sei? Oh, ma sempre calci. Mi piace King con la giacca così, nell'ultima c'è solo il gilet. Clark Steel. Cos'è? Ah, puoi usare gli Striker addirittura, che bastardo, hai visto? C'era Ralph. Non ci piace sta mossa. Anche lui è mezzo grappler. Lui però è famoso per il Galactic Phantom, il suo pugno devastante. Non so se c'è ancora, se ce l'aveva già. Ottimo, ho fatto quello lento così ci casca. Anche gli Ikari Warrior sono out. Soldiers, cheer up. Ok,
Oh, il Team Japan, anche detto Hero Team. Usiamo Yuri per prima, anche se non la sappiamo usare bene. L'ho controllato adesso sulla move list che ho qua a fianco. Però non so quanto convenga farlo. Perché non ha un'antiaerea se non appunto questo pugno qui. Bruciata. Da Kyoko Usanagi, il protagonista. Niente da fare, questi mi sa che ci battono la prima volta. A meno che non vinco tutti con King, ma mi sembra difficile. Niente, oh, non ci ha fatto passare nulla, adesso vediamo. Povera King, spogliata. Poi abbiamo Benimaru Nikaido, che è palesemente ispirato a Polnareff di JoJo parte 3. Poi abbiamo il buon Goro Daimon, possente. Poi chi c'è rimasto? Team Messico, dopo ci abbiamo rimasto, sì. No, facciamo prima Mai. Abbiamo il team Art of Fighting che è Messico, non si sa perché. Ecco, Goro Daimon parte per primo. Devo giocare d'astuzia. Vedi, se tu attacchi ci perdi sempre. Ok, ho giocato di distanza, tanto c'ho un buon calcio potente, mai. Buon Polnareff. Madonna, il primo assomiglia un bel po' a Polnareff, se non ci fa... Ci fai fare caso. Da laggiù l'ho preso. Ok, Venom Strike ha battuto Benimaru Nikaido. Polnareff. Ok, Kyoko Usanagi, abbiamo due PG ancora, dai. No, ma ha preso lui, incredibile. No, come ha fatto a prendermi? Incredibile. Ok,
Dai, ma ho usato un overhead perché mi sono Poi dai. abbassato, un attacco sopra la testa che funzionano quando tu sei abbassato. Dai, dai. Metà vita così. Oh, ma che sei matto? Oh, inattaccabile. Ho dovuto giocare molto difensivo per non riprovare. Tanto alla fine comunque una CPU. Kyo Kugen Ryu. E tanto ci è rimasto, ecco, Fatal Fury, i miei preferiti. E poi Art of Fighting Team. Più il boss finale chip, che ci metteremo un'ora solo quello. Oh va, c'è un sacco di PG di Fatal Fury dietro. C'è il cinese, quello con la camicia verde, non so come si chiama. Poi c'è il maestro Tang Furu. Il wrestler, che come si chiama? Beer qualcosa. Ah, Duckman, lì come si chiama? Duck King, mi sa, sì. È vero. E c'ha le braccia, c'ha dei pugni devastanti. Addio Terry. Io ricordo. Ho il cappello di Terry Bogard lì sopra. Chissà perché hanno l'Italia loro. C'è nessuno italiano. Abbiamo insistito e l'abbiamo colpito. Adesso c'è Andy Bogard, che l'ho rivalutato solo negli ultimi KOF perché era difficile da usare, c'erano queste mosse strane, non so. Nah, nel primo sparava già, perché non in tutti i capitoli spara. Ecco, niente, neanche un colpo. Oh, loro sono sposi, non so se già qui sono fidanzati. Non hanno fatto nessuna entrata speciale. Oh, Choryuden. Dai cavoli, ho rimasto solo King. In pratica tutto lo devo fare, non è che io ho tolto chissà quando. Oh. Ok, colpito. Contemporaneamente, ma alla fine sconfitto. Adesso dovremmo riuscire a vedere il boss. C'è Rugal. Ah no, c'è il team Art of Fighting, è vero. Me l'ero scordato. Quella contro il suo fratello maggiore, esperto di karate. Lo so fa anch'io, Kouken. C'è il maestro Takuma. Oh,
Adesso fa anch'io quello grosso, eh. Sparring col fratello. Il maestro, detto anche Mister Karate. Mi è arrivato con un calcio volante che manco Chuck Norris. Full screen. No, ma stavo facendo io la mossa. No, no, questa non è la strategia giusta. Ci ha devastati. King, anche lei di Art of Fighting, ricordiamo. Infatti questo incontro si può riprodurre sul gioco originale. Fine abbiamo vinto così. Le strategie più insulse. Sembra che abbiamo vinto questa volta. Eccola, lei è Mature, la segretaria di Rugal Bernstein. Ah, grazie. Please follow me. Perché poi Mature assieme a Vice comporranno il team con Yori Yagami. È vero che Yori non c'è nel primo episodio, attenzione. Dove ci portano con l'elicottero? Esatto, vediamo la statua di Guile lì a sinistra, che poi diventa un tormentone. There you are. Give us the prize money. Lui c'ha la pantera, capito? Come no? Cosa dobbiamo fare? Abbiamo vinto. The real finale. But if you lose, you will join my collection. Perché lui, infatti, non lo volevo dire, trasforma tutti gli atleti in statue. Non si sa perché, perché c'ha sta mania. L'ho scoperto poi sti giorni perché, cioè, non avendoci giocato mille volte, non ci ho mai fatto caso a chi si ricordava. 15 anni fa ci ho giocato, il gioco è anche più vecchio. Speriamo per la live che non sia un boss cheap, come tutti quelli di King of Fighters, ci vuole un'ora solo questo. Dobbiamo trovare un trick. It's pity to turn such beautiful figure ladies into statues. Oh, how kind of you. Ma no, grazie. Well, fine, I will try you to kill you with without this feeling good in you.
Ok, andiamo al battle stage. Facciamo così, patto con Yuri. Black Noah è il dirigibile, lui è. Io c'ho paurissima. Già il fatto che non sta spammando raggi da. Cioè, io ho tolto metà vita solo con lei, non ci posso credere. Non ci posso credere, anche la presa. Però c'è qualcosa sotto, impossibile. Abbiamo vinto, ok. Ah, ovvio, certo. E adesso si. Oh, ok, Omega Rugal. Eccolo lì. Ecco, Genocide Cut, com'è che si chiama sta roba? Adesso comincio al divertimento, però già metà vita io l'ho tolto. Eccolo, comincia, comincia! Questo è Omega Rugal, quando c'ha senza giacca, secondo me, cioè, non è vero, poi no. Sì, però tutta attacchi full screen, ovviamente. Devo solo stare attento a questo. Per le prossime volte. Ecco, a parte che. Esatto, mi ha già battuto. Let's go! Sì, sempre così. Ah, si inizia sempre da ruga al vestito. Dai, ce la possiamo fare con molta calma. Oh, però. Stavolta avevamo fatto peggio. Dai, no, no, per favore. Non abbiamo ancora battuto. Stava andando benissimo. Niente, no, ho sbagliato io. Niente, oh, ci ha devastato quello normale. Adesso. Adesso sicuramente la prossima la facciamo meglio. Sì, però. Adesso ogni volta ci dice sta cosa. Ok, skippato. Ma dai, cioè hai visto quanto toglie? No, incredibile.
Due Genocide Cutter devastati, incredibile. Dobbiamo giocare sempre difensivo. Let's go, let's go, let's go. La Luga normale lo facciamo con Khan. Ok, biliato così. Però lui chissà se si ricarica la vita. No, però quando dice così, non lo so. È incredibile quando fa così. No, ho sbagliato, non volevo saltare. Ho capito, ma cosa fai? Veramente odio questi cheap boss di King of Fighters, veramente. Dai, King. Ma non puoi saltare. Cioè, sono saltato ma lontano, infatti ero fuori dal range del Genocide Cutter, ma non del calcio volante. E dobbiamo inventarci una strategia. Sempre così, iniziamo così, mi sta bene. Proviamo a spalmare qualche ball. Essere avidi. Ho vinto io per pochissimo. Non bisogna essere avidi per niente. Cioè, capito, non ho fatto niente.
No, non ho fatto niente. Porca miseria, tutta la vita. Quello è full screen. Poi sul 98 fa tutti. Ti si protegge con una bolla mentre lo fa, incredibile. Vada. Niente. Vabbè che io non mi sono parato per niente perché volevo fare in wake up la combo coi calci, però mi sa che se rimanevo protetto facevo meglio. Questo ho capito, dai, dobbiamo giocare sempre di tempo. Queste retrospettive non so toste. Ecco, già ho perso. No, che stupido, lui può farlo con priorità. Oh dai, metà vita, però un po' si ricarica. Basta, ok. Basta ricaricarsi. Dai, l'ho vista la vita, l'avevo vista. No, come ha fatto a prendere? No, 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 please. No, avevo la vittoria in pugno, solo che da lì vi devo fare per forza una presa per recuperare. Dai, facciamo così allora. Facciamo così. Battiamolo per tempo. Già abbiamo sbagliato molto, Oh, ma perché?
Ok, stavamo per perdere anche nella prima fase. Ah ah ah. Sono stato uno stolto. Poi gli devo togliere almeno un po' di vita. No, inizia subito con questa, toglie una sbarca. Niente, questa è andata super male. Dai, che combo è? Ma è passato attraverso con il cross up, che il cross up non è parabile se lo fai dall'alto, incredibile. Forse lui non fa attacchi bassi, dovrei provare a parare e basta, semplicemente. Dai, ci siamo quasi, poi basta. No, non ci credo. Non ci credo veramente. Voglio provare, tanto visto che ormai è persa, visto che ancora c'ha il vestito, voglio provare. Niente. La prima fase è cruciale, veramente. Cioè, incredibile. Beh, alla fine, nonostante abbiamo fatto peggio, non è che siamo troppo diversi dal solito. Niente. Tanto lui fa Repuken. Hey!
Non ci posso, se stavo fermo vincevo. Oggi niente. Oh! Ho voluto fare una prova, ma cavolo, c'ha troppa priorità. Lui fa pochi attacchi, ma c'ha una priorità spaventosa. Adesso queste strategie non funzionano più, i saltelli. Vedi? Questa è inevitabile. Lui ti salta dall'altra parte, combo completa tutta la vita, non puoi fare nulla. Cioè, incredibile. Devo mantenermi al piano. Oh, ma caspiterina. Lei non riesce a fa più neanche la prima fase, mi fa ridere. Ho capito cosa devo fare, ma... sbagliato, ma ha fatto un altro attacco. Niente. È finita. È finita. Metà vita già mi ha tolto. Ok, questo è predefinito così. Yuri!
Niente. Se salta devo parare e basta. Niente. Se c'ha voglia lui ti prende, non è che... Niente da fare, Rugal, incredibile. Io non so veramente come si possa battere una roba del genere. Troppo vicino fa questa e già va in svantaggio. Vedi? Sbagli la scivolata e lui ti sconfigge istantaneamente. Cristo. Niente, non subisce contraccolpo. Devo io vedere. Yes. No, non stavo attento. Oh, toccava a me. Catta. Beh, però ho visto che non stava andando malvagiamente. Proprio in modo malvagissimo. Quanto stiamo a streamare da 2 ore solo per il boss finale, incredibile. Time!
Il fatto che si ricarichi. Basta, oh, metà vita ce l'ha. Vedi? Se mi faceva fare la presa a me, avevo vinto. Invece da, a priorità sempre lui. Uff, ho capito, dai. Ho capito, forse. Perfezioniamo questa tecnica. Che questa mi ha messo a giocata. Now we shall fight you with full strength. Ho provato, però si ricarica tutta, porca miseria, come se non avessi fatto niente. Ma dai, cioè gli ho fatto la presa e però entra il Genosai Cut, capito? E si ricarica la vita. Anche se la strategia è giusta, è super difficile. Oh! Niente, spamma questi colpi infiniti. Hey!
ha spogliato una ragazzina. Dai, basta, a meno che... Esatto. Quasi, dai, facciamo così, però ho attaccato perché sennò non potevo fare nulla. Ce l'avevamo fatta, non ci posso credere, non ci posso credere. Ho attaccato perché mi sa che sono in svantaggio. Ecco, appunto. No, perché sto facendo questo? Vedi, ho dato un calcio, toccava a me per forza, Genocide Cutter, secco. Come se non ci fosse un domani. Ma io ci provo comunque. Ah, è vero, con lei... Niente, con lei devo fare tondo e triangolo perché il suo calcio basso è una scivolata che non è male. Però per Ugal no, perché se pari la scivolata sono in svantaggio frame e può fare la presa sua malefica. Hey!
Corri! Time up! Yuri, walk! Yuri! Perfect! You got it! Fight! Eh sì, perché se mi becca in aria fa male, ok, va bene, te lo concedo. Giusto, io ho paura del Genocide Cutter perché fa veramente un genocidio. Basta vita, ok. E fa quella, lo sapevo, basta. Gli volevo fare la presa per chiudere che avevo vinto, niente. Pensa quanto siamo arrivati vicini alla vittoria anche stavolta. Se no vinceva lui per tempo, quindi ho rischiato. Tanto lui Omega Rugal non gli puoi fare la... Poi non so manco se Omega Rugal perché... No. Vedi? Niente, pensavo potessi che Yuri c'ha la presa maggiore, ma in verità non è vero. Stay,
Niente, un pugno avanti, avevo vinto praticamente. Avevo vinto. Vabbè, quando fa quella così incredibile. Perché lo so che fa il Genocide Cutter. Perché io ci spero sempre che entra Nakom. E arrivo con King che ce la fa. Che so sempre. Vabbè. No, 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 no. Vedi? Cioè entra talmente pulito che fa Genocide e poi l'incontro finisce perché. Entra troppo pulito quella mossa lì, troppo cheap, troppo sgarrata. Ma tanto anch'io, quando ci giocavo, anche vedo altri influencer americani, cioè ci mettono comunque una marea a farlo, dopo loro lo tagliano, chiaramente. O bisogna che anche io trovi una mossa cheap. No, mai attaccare per primi, sempre in risposta. Niente, non ho fatto niente neanche con me, mai. Sempre con King che arrivo sempre a un millimetro. Porca miseria.
No, ho voluto provare a fare una prediction, magari faceva Repuken e io facevo la combo. Black Noh dovrebbe essere sto dirigibile. No. E dai, però. Metà vita, poi sta tatuato. Devastante. Sprecare un turno così. E invece no, dai, è andata quasi bene. Lui lo fa anche dall'altra parte, non gli interessa. Niente, ci ho provato. Voglio provare a giocare un po' aggressivo, perché sennò.
niente, no, aggressivo, non... ha solo priorità lui, quindi... Non abbiamo mai usato una mossa finale. Vabbè, sei stato un po' furbetto. Ovviamente. Te lo sai, cut. Perché? Sei così sgravato? Che non avevo visto. Se fa il Genocide Cutter abbiamo perso. No, ogni tanto sì, ogni tanto no. Cazzo, gli ho tolto metà vita. Genocide Cutter!
Va bene, ok. Dai, ero fuori raggio. Sempre a metà vita, oh. Forse da metà vita in poi comincia a fare. Tipo, questo non era previsto, che lui interrompe una mossa e fa il genocide cutter, capito? Avrei vinto io in un incontro normale. Non devo aver paura di giocare aggressivo. Vabbè. Tipo io ho paura di questa prima fase. Qui addirittura c'è priorità a te nella prima fase quando anche fa le mosse. Niente, vabbè. Niente. No, era per capire, vedi? Dove il segreto sta a una certa distanza. Tanto lui il Genocide Cutter non lo usa per attaccare, in teoria. Vedi, no, questa. Tipo questa. Il segreto è stare a una certa distanza. L'importante è stare a media distanza. Però se fa questa qui, che ti spinge, è molto grave. Oh, non avevo il joypad in mano, ok. Perché lui non usa mosse fisiche. Vabbè, ma sbrigato. Niente, oh, mai Yuri le massacra, invece dovrei giocare molto più di con loro.
Niente. Proviamo con la strategia iniziale. Però se becco qualche poking giusto, perché l'importante è fare del poking. Il poking giusto a volte me lo dà buono. Per esempio con Iori ho usato il chip damage per batterlo. Usa sta strategia qui, alla fine ho più di metà vita con Yuri, noi la togli perché tipo ha usato sto escamotage qua. Potevo sfruttare. Dai, metà vita e la famo. Ha parato basso, Genocide Cutter entra, incredibile. Abbiamo perso con Rugal così, siamo scarsissimi. Niente, no, oggi vabbè sto giocando aggressivo per ormai, visto che ormai è persa, per vedere come funziona, ma è scandaloso. Genocide!
No, voglio vedere, non si sta caricando. No, gli ho fatto quella solita mia dei calci, non ha funzionato. Però l'Embu faceva qualcosa, usiamo più special. Tipo Ryuembu di Mai Shiranui. Oggi cosa? Guarda, guarda. Oh, ma che c'ha oggi Rugal normale? Oh, incredibile. Ah. No, saltare, infatti appunto mi sono saltato. Non sta imparata sempre. Niente, ho perso già. Ovvio. E devo attaccare per forza che sono sbagliato. Incredibile. Questa è persissima. You live.
Però ho visto Triangolo di Rambo, bellissimo. Perché ho saltato? Ma è ovvio che fa il genocide cut. Io cosa devo fare? Mancava 5 secondi, mancavano. Dai! Incredibile. Proviamo. Difensivo, ovviamente. No, non dovevo. Dai, dai, ce la potremmo fare. Tanto la scivolata è la più scarsa dei tre calci bassi dei miei personaggi, perché fa il Genocide Cutter in faccia subito, nonostante stavo dominando. Adesso riproviamo così con Mai Shiranui, con Ryuembu, che funziona. È ovvio che perde. Andata benissimo. Come on.
ovvio io salto quando... Persi. Ovviamente quello è uno sparo molto forte che mangia tutti gli spari più le bolle più deboli. Poi tra l'altro devo andare anche in bagno, non ce la faccio più. Sì, ovvio, non volevo provare, ma lui è esente dal cross up, lui gioca come Street Fighter praticamente. Certo. Così lui se vuole può arrivarmi a raggio e farmi questo, cioè può arrivarmi a contatto e fa quella, solo se lo vuole, capito? Quanta pazienza. Hey!
Cioè, questo solo. Oh, tanto ne recupera sempre un ballo di vita, eh. La sbacco, la metto. Incredibile. È impossibile, lo so. Come posso? Me lo chiedo anch'io. Voglio ancora i moni? Bene, te li darò. Ti darò tutto quello che ho qui. Se riesci a prenderli vivi. Muori con me, addio. Oh no. Andiamo via. Da qui. Vabbè, sono già via, perfetto. Shiu. Siamo riusciti a sopravvivere. Pensi sia morto? Chi se ne frega? Abbiamo quel che vogliamo. E siamo venuti. Ah, quel che. Abbiamo quello con cui, per cui siamo venuti, giustamente. Belli sti disegni. E siamo arrivati alla fine, grazie per essere stati qui, per essere stati alla boss rage di Rugal. E ci vediamo alla prossima. Per la prossima retrospettiva. King of Fighters 95. Adios.